Palle, che torneo ci si aspetta quest'anno? Sempre in diretta sulla live. Sono le maggiori squadre italiane, quindi ci si aspetta uno spettacolo che forse non si sa diversi. La novità di quest'anno è che ci sarà anche un torneo femminile, c'è una apposita statuetta qua a Ondina, che come si è arrivata questa scelta? Sì, è un consiglio direttivo dell'associazione, che ha deciso di evitare la medaglia del torneo in un momento grande, quindi abbiamo deciso di fare la riunione di squadre importanti e inizierà il 18 di marzo e finirà il 26 con la diretta sulla risposta. Potrebbe essere l'inizio di un nuovo viaggio. Dunque siamo ancora una volta a quello che io definisco, e prima che ci definirò così, al primo passo di una creatura del torneo di Perugia. Un torneo che giunge alla sua 71ª edizione, che cerca di farsi spazio in mezzo alle tante difficoltà che ci sono, ma soprattutto per far fronte ai tanti impegni che oggi ci sono nel calcio giovanile e soprattutto nella categoria di riferimento al nostro. Noi stiamo già pensando al futuro per cercare di importante perché è un evento sportivo che coinvolge i giovani e voi sapete benissimo, meglio di me, quanti giovani hanno partecipato al torneo di Viareggio e sono diventati calciatori molto importanti, rinomati. E ognuno di loro ha un ricordo che somma